Buonasera a tutti. Se riesco a parlare, ma devo andare 2 minuti così sarò molto veloce. Allora, abbiamo 2 calciatori nuovi. Alla mia sinistra c'è Maurizio Peccarisi, difensore centrale, ex Ascoli e così via. Alla mia destra c'è Andrea Soncin, seconda punta, fantasista, sempre lui, anche lui ex Ascoli, e penso che lo conosciamo un po' tutti. In 2 minuti vi riassumo la razio che ha fatto sì che la società, insieme al mister, andasse alla scoperta, a individuare questi 2 giocatori. Diciamo che in attacco c'era bisogno di un giocatore che potesse al meglio rendere un modulo nuovo che ci prima. Non per niente sia Andrea che Maurizio hanno giocato l'anno scorso nell'Ascoli e hanno giocato con questo modulo che è appunto il 3-5-2. Andrea, diciamo, serve davanti perché comunque con mezza punta in quel ruolo c'era soltanto Herrera, quindi mister voleva un giocatore di esperienza, perché voi lo insegnate per la costruzione di una squadra che deve mantenere la categoria, è giusto avere le promesse, è giusto avere giocatori di prospettiva, ma dobbiamo comunque inserire giocatori di categoria. C'è anche la prima categoria, quindi penso che sono giocatori di categoria. A me e alla proprietà non va di giustificare o di... non è la campagna elettorale che dobbiamo chiedere il consenso dei tifosi della piazza. Noi quando facciamo le scelte le facciamo come negli anni scorsi in base a quella che è la funzionalità del progetto Avellino. E quindi riteniamo che abbiamo preso 2 signori calciatori che nei ruoli dove c'era più meno esperienza possano contribuire a far crescere Maurizio la difesa e Andrea l'attacco. Naturalmente senza nulla togliere a quello che fino ad ora si è fatto di buono, ma chiudo dicendo che speriamo e siamo convinti che con questi 2 calciatori abbiamo quasi del tutto completato. Poi siamo persone comunque, sia la famiglia D'Acconi che il sottoscritto e il mister, uniti, che se ci accorgiamo che c'è bisogno di fare qualche intervento, se ci accorgiamo che c'è bisogno numericamente di completare qualcosa, lo facciamo. Infine il ringraziamento va a tutti quanti voi per la cornice che avete riservato domenica allo stadio, perché è stata una cornice bellissima. Ne ho parlato ieri con il presidente D'Acconi e con il figlio, i quali sono rimasti letteralmente strabiliati e stracontenti di quello che questa piazza ci ha riservato domenica. Speriamo di non deluderli, vi ripeto, stiamo a buon punto per far sì che questa squadra venga completata, crediamo nel vostro supporto e naturalmente senza mettere le mani avanti crediamo e chiediamo il vostro aiuto in un campionato che sarà sicuramente difficile.